singolare e utile iniziativa messa in campo dalla Misericordia di Pescara con il comune di Montesilvano, un'ambulanza stazionerà nei pressi del mercato del sabato per misurare la pressione, la saturazione, la glicemia, esami di routine ma preziosi, oltre a ricevere consigli dagli operatori sanitari. Come dire, la salute a buon mercato. La presentazione dell'iniziativa in comune con il governatore della Misericordia Paola Toppi, il suo vice e il sindaco Maragno. Si partirà sabato della prossima settimana, inizialmente nel mercato affollato in zona comune, per poi chissà allargare l'utile servizio. L'iniziativa nasce in collaborazione con il comune di Montesilvano, è un progetto pilota che prevede la presenza di un'ambulanza con 3 soccorritori a bordo all'ingresso dei mercati di Montesilvano per dare assistenza alle persone che frequentano appunto questi luoghi, anche mediante un primo screening e una rilevazione di parametri, pressione, glicemia, e anche un po' per pubblicizzare e per dare risalto a tutto quello che la Misericordia ogni giorno fa per il comune di Montesilvano e anche per la città di Pescara, perché comunque la Misericordia è un'associazione che, oltre a collaborare con il 118, dà un'assistenza continua alla cittadinanza in tantissimi modi. E tutti possono dare il proprio contributo anche grazie al corso di primo soccorso approntato dalla Misericordia. Inizieremo il 17 gennaio, il corso avrà una durata di 4 mesi, faremo ogni martedì e ogni giovedì attorno alle 20:30-21, la durata di ogni singola lezione sarà di un'ora e mezza, un paio d'ora, a seconda dell'argomento che andremo a trattare. Coinvolgeremo il 118 di Pescara, con anche tutti i medici dell'ospedale civile di Pescara e i formatori, gli istruttori interni appunto della Misericordia stessa. È totalmente gratuito, al fine di tutto verrà rilasciato un attestato dove verremo iscritti all'albo dei soccorritori e potremo iniziare a fare i servizi verso la nostra sede. Intanto a Montesilvano si parte col progetto Mercato e Salute. Il fatto di voler fare attività preventiva serve proprio per evitare che poi successivamente ci possano essere delle conseguenze ben più gravi. La gente va informata e noi con questo progetto riusciremo a fornire tutti quegli strumenti necessari per monitorare un po' la situazione e lo stato di salute delle persone.